Intanto ne parliamo con il nostro primo ospite, ci raggiunge, diamo il benvenuto a Roberto Loforte. Ciao Roberto, benvenuto in Cose di Calcio. Buon pomeriggio Roberto. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Senti Roberto, io volevo partire con te proprio da quello, no, che stavo un po' preannunciando con Chiara. Le dichiarazioni di Antun su Paolo Dybala. Perché si è parlato negli ultimi giorni di Dybala che avrebbe, utilizzo il condizionale, avrebbe avuto questa pretesa di 20 milioni annui, diciamo una cifra esorbitante, no? Poi alla fine è intervenuto Antun, ha smentito tutto, ha detto la nostra volontà è la stessa dell'anno scorso, cioè d'andare a rinnovo, di non lasciare il club e di proseguire la trattativa. Tu pensi che queste dichiarazioni che sono filtrate su questa presunta cifra che chiedeva Dybala avessero un fondo di verità oppure fosse solo un chiacchiericcio infondato messo lì in circolo che ha un po' destabilizzato le cose? Ma la verità sta nel mezzo, insomma è normale che quando c'è un rinnovo l'entourage del giocatore punta più in alto possibile e la squadra punta al più basso possibile e poi si trova la via d'incontro, quindi che ci sia una via di mezzo è normale. Credo che Dybala, penso io che alla fine si chiuderà intorno ai 10-12 milioni il rinnovo, io poi 20 milioni francamente a me sembra eccessivo, mi sembra proprio una boutade. E a me spiace perché più che altro che ogni volta vedo dal tifo juventino occasioni per cascare nelle trappole che spesso vengono messe per destabilizzare un ambiente che già quest'anno è stato scosso parecchio. Sì, sì, sono d'accordo con te. Poi comunque anche dopo l'uscita da Lione si è detto davvero di tutto. E Roberto, te che cosa ti aspetti dal mercato concretamente? Perché qua i nomi circolano, è sempre un tormentone, forse è meglio il giocatore X, il giocatore Y. Ma secondo me, non so se sei d'accordo tu con me, però io credo che la filosofia che si debba seguire sono tutti giocatori under 30, giocatori che ti diano prospettive quinquennali se non decennali, e Paolo Dybala rientra tra questi. Quindi che identità ti aspetti dal mercato e che filosofia ti aspetti che seguirà la dirigenza della Juve? Allora, intanto mi aspetto un mercato non troppo espansivo, quindi un mercato abbastanza low cost. Non per la Juve, per il calcio mondiale, per quello che è successo, per le perdite che i club hanno avuto, quindi credo che in generale si andrà così. Io credo che la Juve comprerà tanti under 25, diciamo così. Penso a Locatelli su tutti, secondo me la Juve va veramente su Locatelli a centrocampo. Non mi piace, poi ti dico a perché però. A me invece a me piace tantissimo proprio e secondo me dei giocatori italiani che si parla del centrocampo è quello che ha già più maturità calcistica. Però sono anche dell'idea che un over 30 la Juve lo prenderà ed è una questione di sensazione mia che dico da un po' di settimane, secondo me Dzeko verrà la Juve. E anche questa è una cosa che a me non garba tantissimo, ma su Locatelli, no? Insomma, non andate d'accordo su nulla, tu e Roberto. Ma io e Roberto poi siamo amicissimi, lui lo sa. Sì, 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 ma tra sì, l'altro, scusa, no, ma breve divagazione. Vai. Tu, Roberto, hai un canale YouTube? Sì. Okay. Sì, 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 che sì. Si chiama Fuori Rosa TV, giusto? Sì, esatto. Ti sì. Sei messo fuori rosa da solo, quindi? No, lui in campo titolare. Cioè, come mai si chiama così? Come mai si chiama così? Ma guarda, in realtà è stato un gioco, volevo un gioco di parole calcistico, ho fatto una breve ricerca, c'erano tutti i nomi che riguardavano il calcio, tipo offside e cose del genere, erano già tutti occupati. Un po' come quando cerchi di creare una mail in cui dici è molto semplice. Roberto 1, 2, 3, ce ne sono 8.000 e quindi non c'era un dominio libero. Alla insomma. Fine è andata così. E di cosa ti occupi nello specifico nel tuo canale YouTube? Calcio in generale, ma soprattutto Juve, cioè Juve, Juventus giovanili, Juventus femminile, Juventus primavera, Juventus under 23, cioè Juve a 360 gradi, però Juve, cioè principalmente Juve, quindi... Certo, no, ma visto che ti occupi di giovani, ti spiego la mia motivazione in disaccordo su Locatelli, poi arriviamo a Dzeko. Locatelli è un giocatore che ha esperienza di Serie A, esordito nel 2016, è un 98, ha già giocato nel Milan, in un Milan ridimensionato, per carità, ma è pur sempre il Milan. Però scusami Roberto, Asni Colussi-Caviglia è cresciuto nel settore giovanile della Juve, ha fatto una stagione importante al Perugia, ha esordito in Serie A con la Juve, sarebbe un CTP e non avresti problemi nelle liste UEFA, sai no, con i Cavilli e Sottocavilli. Per me a fare il sesto centrocampista in questo momento ci starebbe di più Colussi-Caviglia rispetto a Locatelli, sarebbe una scommessa ma mica tanto, eh. Allora, tu sai che seguendo il giovanile io stravedo anche per Fagioli, che è un altro di quelli che secondo me potresti pian piano provare a portare su. Io ti dico però una cosa,
sono d'accordo con te, io Nicolosi Caviglia lo porterei in prima squadra domani mattina, però secondo me Locatelli in questo momento è veramente uno dei migliori centrocampisti che ci sono in Italia, cioè proprio, e già adesso secondo me dovrebbe, per quanto mi riguarda, potrebbe tranquillamente essere titolare in diverse big europee. Ah beh, dai, staremo a vedere. Comunque era più che altro un discorso legato alle liste. Invece è chiaro, sì, che quello viene sottovalutato sempre, ma è uno dei discorsi fondamentali da fare. E Dzeko invece perché no, Luca? No, Dzeko perché no, ma per il fatto che secondo me, Roberto, diciamocelo anche fuori dai denti, insomma, alla Roma è stato un calando continuo, ok, il numero dei gol, però alla Juve serve il centravanti statico che ti riempie gli spazi, che ti butti la palla dentro, però mi sembra un giocatore troppo statico per una squadra che almeno, secondo le indiscrezioni, poi vedremo come si metterà Pirlo, per una squadra che comunque no, potrebbe avere un atteggiamento dinamico, un atteggiamento più propositivo, diciamo forse, non mi sorprenderebbe se Pirlo prediligesse una soluzione col falso 9, Roberto, cioè veramente che utilizzasse Dybala come falso 9, cioè un centravanti meno statico, ma comunque più presente in varie zone del campo, che ti vada anche ad alzare le difese avversarie. Ma infatti credo che Dzeko, se lo prendi, lo prendi per questo. Tu hai Dybala falso 9, avrai una sostituzione falso 9, però uno dei problemi di quest'anno è stato che quando non funzionava il falso 9 non avevi soluzioni offensive di testa. E Dzeko serve per magari proprio per in quelle partite dove non riesci a sbloccarla, e allora hai la soluzione alternativa per sbloccare. E ci sta, staremo a vedere, no Chiara? Il calcio è bello perché è vario. Roberto, chi è irrinunciabile secondo te? A chi non rinunceresti per nessuna, per nessun motivo? A oggi, beh, a parte che vabbè, poi io mi affeziono ai giocatori, quindi diciamo che faccio fatica a rinunciare a chiunque, però io credo che su tutti De Ligt. Eh già. Sono d'accordo con te, De Ligt, che attenzione, non comincerà la stagione, sarà condizionato nella preparazione, e qui voglio arrivare, Roberto. Secondo te quanto il fatto che Pirlo non disporrà nell'immediato di calciatori, no, fondanti come Dybala e De Ligt, andrà a influenzare il suo percorso anche di scelte che dovrà fare e che saranno comunque inevitabili, perché qualcuno dovrà star fuori e qualcuno dovrà giocare? Allora, ti direi, se fossero altri tipi di giocatori influenzerebbe tanto. De Ligt e Dybala sono di quel livello che possono entrare dopo. Diciamo che se tu hai dei centrocampisti che ti mancano prima della preparazione, a quel punto lì sarebbe più grave, perché sono quelli che danno il tempo, eccetera, eccetera, eccetera. De Ligt, secondo me, si adatta subito. Si è adattato a Sarri, si sarebbe adattato ad Allegri, si è adattato a Ten Hag, si adatterà a Pirlo, è un giocatore che si adatta a tutto. E Dybala è uno di quei giocatori che, per quanto un allenatore può mettere la sua mano sulla squadra, è uno di quelli che deve fare quello che vuole, insomma, alla fine. Sono d'accordo con te, io sono dybalista tutta la vita. Ma dal tuo punto di vista, invece, questa Champions League, alla fine che esito darà? Perché è un po', per certi aspetti, vabbè, Lipsia è uscito, ma Lipsia aveva una proposta propositiva. Però con il Lione è un po', per certi aspetti, la, tra virgolette, rivincita del calcio speculativo, no? Il calcio speculativo di cui si era fatto portabandiera, secondo me ingiustamente, Allegri la scorsa stagione, contro il calcio propositivo, cioè Lione-Manchester City è stata emblematica di questo. E posso aggiungerti anche l'Inter in Europa League, e l'Inter in Shakhtar, Europa l'Inter League, si è fatta tutta la partita dietro aspettare lo Shakhtar non trovava spazio, e poi non è sceso in campo, e poi Shakhtar, comodamente gli ha infilato 5 pere. Sì, no. Che è un frutto che rende sempre molto bene l'idea, esatto, quando si parla di calcio. Esatto. L'ombra dell'Inter inizia ad allungarsi, secondo te, Roberto? Ma allora, alle spalle della Juve? Sono sincero, io faccio i complimenti all'Inter per il percorso che sta facendo in Europa League, molto probabilmente la vincerà ed è un trofeo europeo quello, però io mi auguro sempre di vincere campionati e di non vincere mai l'Europa League, perché vuol dire che ho fallito palesemente in Champions, cioè sinceramente non faccio mai cambio. Sì, quindi sì, io oggettivamente sono sincero, dipenderà molto di come la Juve si amalgamerà all'inizio, ma se la Juve si amalgama bene, sinceramente io credo che ancora oggi non ce ne sia. Non potrebbe essere vissuto come un primo tassello messo al primo anno di Conte, un'eventuale vittoria dell'Europa League, comunque mettere a segno, sì, comunque un trofeo, puntando ad altro l'anno prossimo. Ma si parlava delle stesse cose quando Zoff vinse la Coppa UEFA contro la Fiorentina.
Dicevo, non è il primo tassello della Juve vincere la Coppa UEFA e poi anni di successi, poi invece no, dobbiamo aspettare ancora. Quindi non è quello, ed è, soprattutto perché sinceramente l'Europa League il livello è molto più basso. Sicuramente fa bene vincere un trofeo, però oggettivamente, ripeto, spero di non dovermi mai trovare nella situazione di... cioè, spero di non dovermi trovare nella situazione di vincere l'Europa League, perché vuol dire che ho fallito la stagione precedente o quella stagione lì uscendo i gironi. No, ma poi, allora, dobbiamo dirlo con grande chiarezza questo, Roberto, è fuori dai denti. Alla fine Conte si è trovato in questa finale d'Europa League in maniera abbastanza casuale a livello complessivo. Te la ricordi l'intervista post-eliminazione con il Barcellona quando segnò Ansu Fati? Che cosa disse Conte? Che riso sardonico fece Conte quando gli dissero ci rivediamo in Europa League? Alla fine è stata una competizione che l'Inter ha onorato, per carità. Poi tutti la danno già per campione, ma alla fine bisognerà aspettare contro il Siviglia che cosa accadrà. Però comunque... da qui a dire l'Inter a inizio stagione voleva vincere l'Europa League, ha concentrato tutte le forze sull'Europa League, mi sembra una considerazione assolutamente abbastanza... no, è una presa in giro, ecco. Anzi, te lo dico proprio papale, se la stagione non si fosse fermata l'Inter si sarebbe fatta buttare fuori col Getafe per cercare di vincere il campionato, ecco, o la Coppa Italia. Fai bene a dirlo. No, invece la stagione è andata avanti così, è andata bene in questo punto di vista. Comunque, come hai detto te, c'è la finale. Magari la vincono e gli farò i complimenti, però ecco, aggiungiamo anche, visto che parliamo di programmazione, viene sempre criticata la Juventus come società, che dall'altra parte nella Coppa più importante rischiano di vedersi Icardi e Perisic contro uno contro l'altro giocarsi la Coppa Campioni. Questo è emblematico, con l'Inter poi che arrivorrebbe anche Perisic, adesso staremmo a vedere. Ma tornando invece in orbita Juve, Roberto, Chiellini ieri è stato il primo a varcare le soglie della Continassa, vuole farsi trovare a lucido, oggi potrebbe essere il giorno di Demiral, Luca Pellegrini è già a Torino, De Sciglio dovrebbe ricominciare ad allenarsi in settimana, poi dal 24 tutti arriveranno a spicciolate. Io ti pongo due nodi che secondo me scateneranno i nostri ascoltatori. La situazione tanto di Gonzalo Higuaín quanto di Sami Khedira. Secondo te sono due giocatori finiti a fine corso e secondo te a che soluzione si arriverà con loro due? Questa è una domanda, sono argomenti spinosi. Perché io ad esempio sono stato innamorato di entrambi, soprattutto di Khedira, e sono convinto che Khedira al 100% sia stato uno dei più forti centrocampisti che abbiamo avuto negli ultimi anni. Forse uno dei pochi che avrebbe potuto giocare tranquillamente nel famoso centrocampo Vidal-Pogba-Pirlo, perché è un giocatore di un'intelligenza tattica spaventosa. Purtroppo gli infortuni l'hanno penalizzato e continuano a penalizzarlo pesantemente, quindi io credo che purtroppo lì con Khedira ci sarà da fare una rescissione. Stesso discorso con Higuaín. L'unica differenza però che io mi sento di dire è che Khedira in questi anni a me personalmente è sembrato un pelo più professionale di Higuaín, perché Higuaín spesso si è fatto trovare in condizioni fisiche veramente pessime. No, certo, chiaramente. Roberto, noi ti salutiamo, grazie a Roberto Loforte, youtuber, il suo canale Fuori Rosa TV. Lui mai titolare, cioè tu parli tanto della Juve, ti piacerebbe giocare, ti sarebbe piaciuto giocare alla Juve. Ma magari giochi a calcio. Chiedi a Pirlo se ti mette in rosa. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Caduta la linea. È caduta all'improvviso la linea e comunque quello che dice non è secondario, Chiara, perché come ti dicevo ieri è bene lasciarsi buoni rapporti con i propri club.